Allora, buonasera, ci troviamo di fronte del materiale pirotecnico classificato e non classificato che è stato sequestrato a seguito di specifiche attività di polizia giudiziaria da parte del Comando Stazione Carabinieri di Beni. Come possiamo vedere, il materiale è stato classificato per tipologia, è stato separato per tipologia, qui abbiamo del materiale classificato. E, come facciamo a riconoscerlo? Perché i vari artifici hanno delle etichette di conformità, un riconoscimento. C'è, quindi una marcatura c'è, e dove noi sappiamo prende la tipologia dell'artifizio, quello che è contenuto all'interno e le modalità di utilizzo. Se decidiamo di comprare questi fuochi legali, dobbiamo rispettare delle semplici e basilari regole. Quali sono? Utilizzarli in spazi aperti, all'atto dell'accensione non posizionarsi mai sopra, ma laterale, nel caso in cui non dovessero diciamo attivarsi, non cercare mai di riaccenderli né di muoverli o di spostarli, ma attivare immediatamente le forze dell'ordine tramite il 112 che poi a loro volta attiveranno noi specialisti artificieri. Invece il consiglio è di non acquistare mai questi prodotti che sono non classificati. Questi sono degli ordigni pirotecnici esplosivi artigianali. Come possiamo vedere, sono privi di qualunque marcatura, di qualunque contrassegno, quindi non sappiamo come sono stati creati, realizzati, né che cosa ci possa essere all'interno. Quindi non bisogna mai acquistare questi prodotti. Nel caso in cui li dovessimo trovare, rinvenire per strada o nei mercatini, avvisare subito le forze dell'ordine e cercare di toglierli dal mercato perché questi sono diciamo, dei prodotti assolutamente pericolosi per la sicurezza pubblica.